Ciao, un nuovo giorno, comincialo catturando la prima luce dalla finestra e ascoltando un po' di musica per una giornata energica e rinfrescante. Oggi è giovedì, 13 maggio. 2021, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Ariete, cari Ariete, dovrete fare parecchia attenzione, perché i dissidi e le difficoltà non mancano. Marte dissonante crea parecchi fastidi fisici, che potrebbero trasformarsi anche in qualche problema a livello emotivo. Se avete un problema personale o non vi sentite in perfetta forma, finite per dare meno delle vostre reali possibilità. Abbiate maggiore fiducia in voi stessi. Cari Ariete, oggi questa fase lunare vi influenzerà in modo un po' negativo, facendovi sentire di perdere un po' il controllo sulla vostra vita. Tranquilli, però, perché basta solo accettare la situazione e abbattere quei muri di blocco per iniziare un nuovo periodo di cambiamenti. Avete bisogno di pensare più approfonditamente ad una situazione che vi vede coinvolti in terza persona. Limitate gli impegni di lavoro a quelli strettamente necessari, e, magari, regalatevi qualche giorno di vacanza. Oggi dovreste sfogarvi con qualcuno o andare a chiedere consiglio da qualcuno che non vi conosce bene e che potrà quindi offrirvi una visione spassionata della vostra situazione. Solitamente il vostro fascino viene subito notato, ma poi anche facilmente dimenticato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 4. Finanze, 7. Benessere, 6. Toro. Cari Toro, vivrete una giornata favorevole. D'altronde avete la luna nel segno, per cui potete fare importanti progressi in ogni ambito. In generale in questa settimana potete risolvere problemi ancora in sospeso o chiarire eventuali litigi e discussioni. Dal punto di vista economico ci sono stati delle difficoltà, cercate di risparmiare il più possibile. Cari Toro, ora siete più concentrati e sapete bene cosa volete dalla vita. Questa giornata potrebbe non andare come ci si aspetta, ma non preoccupatevi perché domani tornerà l'equilibrio. Siate sereni. La miglior cosa che potete fare oggi è essere attivi, fisicamente, mentalmente, sentimentalmente. Un pizzico di spontaneità favorirà il nascere di nuove amicizie o di un promettente amore. È un giorno ottimo per un appuntamento di lavoro o per un colloquio. Farete certamente una notevole prima impressione. Adoperatevi per compiere qualche lavoretto lasciato in sospeso, qualcosa che solitamente richiederebbe molto del vostro tempo. Oggi potreste farlo in un batter di ciglia, solo per la vostra predisposizione mentale e fisica. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 7. Finanze, 7. Benessere, 6. Gemelli. Cari Gemelli, che gran cielo per il vostro segno. Approfittatene perché potreste presto togliervi importanti soddisfazioni. In questo periodo Venere e Mercurio positivi regalano grandi emozioni in amore. Le coppie che hanno vissuto una crisi possono ritrovare ottimismo e fiducia. Parlatevi e provate a trovare una soluzione. I Gemelli sono divisi e non sanno bene in che direzione andare. Forse sarebbe meglio lasciare andare le cose, anche perché combattere fino allo sfinimento può stancare senza portare da nessuna parte. Aspettate delle nuove opportunità, ma per ora bisogna solo essere pazienti. Qualcosa che includa lo sforzo fisico è molto favorevole, così se state collaudando un team sportivo, iniziate un nuovo lavoro o iniziate a fare yoga in una nuova classe, state certi di avere un'esperienza davvero di successo. Lavorare con altre persone in questa giornata potrebbe esservi di stimolo per la vostra fantasia, ma anche essere di aiuto agli altri, se sono carenti in questo senso. Non rinunciate a conversare con coloro che vorranno esprimere la loro opinione su argomento che vi interessa. Delle risposte che stavate aspettando arriveranno e porteranno una ventata di allegria in voi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 5. Cancro. Cari Cancro, avete voglia di vivere emozioni a tutto tondo, in ogni ambito della vostra vita. In primis, ovviamente, l'amore, che ultimamente è passato in secondo piano perché siete concentrati totalmente sul lavoro. Se avete un partner, cercate di non trascurarlo.
Marte transita nel segno e può rendervi piuttosto nervosi. Il segno del Cancro riceverà buone notizie oggi e potrà esprimere tutta la sua creatività. Occhio solo alle relazioni con i superiori. Potreste ricevere ordini su qualcosa che a voi non interessa. Nel lavoro grinta e sicurezza vi sosterranno in vista di sfide importanti. In questo periodo siete pieni di energia e potreste riversarla su tutto quello che state facendo in questo periodo. A cominciare dal lavoro, ma senza dimenticare la vita privata. Sarete particolarmente seducenti e affascinanti se appartenete alla seconda decade. Nuove fortune si prospettano in amore. Pagellina del giorno. Sentimenti. 5. Attività. 8. Finanze. 7. Benessere. 5. Leone. Cari Leone, dopo un mese di aprile davvero pesante, adesso potete rifiatare e ritrovare il giusto ottimismo. Vi aspettate di ottenere il massimo in ogni aspetto, ma siete consapevoli del fatto che a volte ci vuole qualcosa in più per realizzare i vostri obiettivi. In amore periodo complesso, molte coppie si sono lasciate e ora sperano di ritrovarsi. I Leone oggi potrebbero avere qualche problemino con tutti quelli che non la pensano come lui, ma a fine giornata andrà decisamente meglio. Non abbiate paura del vostro modo forte di reagire, piuttosto accettate ciò che siete e imparate dalle esperienze del passato. In questa giornata potreste mandare un messaggio sbagliato a coloro che vi hanno chiesto per lungo tempo di essere sinceri e di non mentire. Lasciate pure che una vostra amica commetta i propri errori, così come nelle stesse circostanze li avete commessi voi. I vostri problemi personali in questa giornata potrebbero influenzare molto il vostro lavoro e questo potrebbe generare molta confusione anche tra i vostri colleghi. Sul lavoro stai sopportando pressioni esagerate, e tuttavia non è il momento di mollare. Analizza con cura tutte le possibili alternative prima di gettare la spugna. Pagellina del giorno. Sentimenti. 8. Attività. 4. Finanze. 6. Benessere. 5. Vergine. Cari Vergine, la giornata di oggi giovedì 13 maggio ma anche i prossimi giorni saranno piuttosto conflittuali per il vostro segno. Potrebbero esserci rapporti poco chiari con alcuni amici o familiari. Cercate di parlarvi e trovare una soluzione. Qualcuno magari vi parla alle spalle, e questo giustamente vi fa parecchio innervosire. Preparatevi a vivere forti emozioni in questa giornata. Cari Vergine, siete molto più empatici del solito. Molto bene la situazione al lavoro con i colleghi. Cercate di restare ambiziosi come siete sempre senza farla diventare un'ossessione. Non siate egoisti, le persone che vi stanno accanto hanno bisogno di voi. Chi è solo potrà catturare un partner con cui iniziare una storia coinvolgente. Il denaro va a braccetto col piacere. Oggi avrete voglia di togliervi un capriccio, se è ragionevole. Chi può dire che non ve lo meritate? Il modo in cui state ora guardando la vostra vita lavorativa sarà di grande aiuto, perché state ricevendo influenze positive che vi aiuteranno a concentrarvi sulle cose essenziali e a lasciare da parte l'innecessario. Pagellina del giorno. Sentimenti. 6. Attività. 10. Finanze. 7. Benessere. 8. Bilancia. Cari Bilancia, oggi potete vivere finalmente una giornata serena. Ora le cose sembrano davvero andare per il verso giusto, per cui sarebbe davvero un peccato fermarsi proprio adesso. Il cielo d'altronde è ottimo con Venere e Mercurio favorevoli assieme a Saturno. Che volete di più? Bisogna rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Circondatevi di persone che vi sappiano dare i giusti stimoli. Cari Bilancia, voi cercate sempre di essere positivi ed è giusto così. Per quanto riguarda una scelta importante, meglio prendere in considerazione tutte le possibilità prima di procedere con la decisione finale. Cominciano a maturare i frutti del vostro lavoro e delle passate fatiche. Se avete paura di assumere un ruolo troppo importante all'interno del vostro ambiente lavorativo o presso i vostri amici, cercate prima di considerare tutti i vantaggi che potreste ottenerne. Ottime occasioni in amore. Un pizzico di concretezza e buon senso vi suggeriranno il comportamento più giusto per rilanciare il rapporto sentimentale. Pagellina del giorno. Sentimenti. 6. Attività. 6. Finanze. 6. Benessere. 5. Scorpione. Cari Scorpione, l'invito è alla calma e alla prudenza. La luna in opposizione crea più di qualche dissidio. Potreste vivere sensazioni particolari e non sempre positive. Sul lavoro e quindi sul denaro in entrata non ci sono certezze,
dovete risparmiare perché sono tante le incognite di questo periodo. Cari scorpioncini, oggi siete un po' preoccupati in amore. Siete alla ricerca della persona giusta con cui lasciarvi andare, ma siete stanchi perché sembra che nessuno sia attento a voi e riconosca il vostro valore. Ora però, non è il momento di piangersi addosso. Mantenete la calma, presto andrà meglio. Se avete capito di aver sbagliato in amore, non abbiate timore di riconoscerlo e affilate le armi per fare qualcosa di più in futuro. Una persona sta cercando di entrare nella vostra vita a piccoli passi, ma voi non gli rendete tanto semplice l'accesso, anche perché non siete molto in grado di gestire i sentimenti in questo periodo. Se fate un lavoro tipo il medico o il vigile del fuoco, preparatevi a non dormire e a non mangiare oggi. Se lavorerete, il vostro operato non sarà dei più proficui, perché con la testa sarete da tutt'altra parte. Pagellina del giorno. Sentimenti: 5. Attività: 10. Finanze: 7. Benessere: 7. Sagittario. Cari Sagittario, siete davvero molto arrabbiati perché non tutto va per il verso giusto e secondo quanto avreste voluto. Un'agitazione che si ripercuote in tutto ciò che fate, compreso il lavoro. Nelle relazioni sentimentali e di lavoro ci sono troppe cose da dire, ma in certi casi è meglio tenere a freno la lingua e contenersi. Il segno del Sagittario in questo giovedì è un po' in balia del vento e delle proprie emozioni che oscillano da una parte all'altra. Se avete una bella intuizione, ascoltatela perché potrebbe trasformarsi in qualcosa di importante. A scuola, i professori sono pronti a chiarire le vostre idee confuse. L'orgoglio di qualche vostro socio in affari, nonché persona a voi cara, potrebbe rovinare tutto quello che avete costruito insieme, sia nel lavoro che nella vita. Sono in vista tensioni in amore. Nella giornata di oggi, vi troverete al centro dell'attenzione di alcune persone che si aspettano molto da voi. Pagellina del giorno. Sentimenti: 9. Attività: 7. Finanze: 7. Benessere: 8. Capricorno. Cari Capricorno, la luna favorevole vi custodisce e vi benedice. Potete portare avanti i vostri progetti e in generale godere di momenti di pace e relax in compagnia del partner. Avete tante idee e voglia di cambiamenti, per cui potete dare inizio a un nuovo lavoro. In amore, avere ritrovato la stabilità con il partner che vi era mancata in questi mesi difficili. Cari Capricorno, siate ottimisti anche perché se le cose vanno male questo periodo non durerà per sempre. Avete qualche dubbio su ciò che volete fare, ma pensate a seguire le vostre passioni e vedrete che tutto andrà per il meglio. Oggi saprete apprezzare la tranquillità o il divertimento più del solito. Approfittatene. Innanzitutto il fascino. Sarete seducenti più che mai e in grado di mettere a frutto nel migliore dei modi il vostro sex appeal. La lucidità mentale sarà la rampa di lancio per attuare nuove iniziative, soprattutto professionali. È il momento di fare quella spesa sopra le righe che sognavate da tempo, naturalmente senza rovinarvi. Pagellina del giorno. Sentimenti: 8. Attività: 9. Finanze: 8. Benessere: 9. Acquario. Cari Acquario, questa sarà una giornata positiva, infatti avete finalmente molti meno problemi rispetto al passato. Ci sono tante questioni su cui vorreste riflettere e capire da che parte volete andare. Spesso indossate una sorta di doppia veste, per cui per chi vi sta vicino non è facile capire chi siete e cosa pensate realmente. Gli Acquario accusano un po' di stanchezza in questa giornata. Date sempre il meglio di voi per risolvere i problemi, ma ora non ne potete più. Usate le vostre energie per pensare al futuro e fare programmi. In questa giornata sarete coinvolti in alcune discussioni che vi toccheranno profondamente l'animo e che non potrete condividere con chiunque. A volte sapete riconoscere i vostri errori e questo è positivo. Anche se gli altri potrebbero scambiarvi per persone volubili, o restare alquanto sconcertati. Il vostro lavoro potrebbe essere ad un punto cruciale e non potete perdere tempo dietro coloro che non hanno ancora la maturità adatta per seguirvi e per imitarvi nell'impegno. Impegnatevi di più sul lavoro. Pagellina del giorno. Sentimenti: 5. Attività: 4. Finanze: 6. Benessere: 5.
pesci. Cari pesci, è evidente che c'è qualcosa che non va sia in amore che in famiglia. Tensioni e non detti rischiano di rovinare le vostre giornate e il vostro futuro. Siete insoddisfatti di come stanno andando le cose sotto molti punti di vista. Fate attenzione in amore. I rapporti con il partner non sono più idilliaci come un tempo. Cari pesciolini, oggi non dovete indossare nessuna maschera perché gli altri vi vedono esattamente per come siete. Se vi sentite stanchi e lo farete vedere, non preoccupatevi perché nessuno vi farà lavorare più del dovuto. Occhio solo alle prossime mosse. Si prospettano tempi duri sul lavoro, quindi ogni tipo di aiuto è ben accetto. Avete ancora tutto il tempo per recuperare. Tuttavia non dovete lasciarvi intimorire dalla mole di lavoro che vi attende. Dovete tenere i piedi ben piantati a terra in questa giornata. Non dovete lasciarvi offuscare dai sentimenti che provate per una persona vicina a voi. Cercate di fare qualche sforzo in più per riconciliarvi con il vostro partner, soprattutto se le ultime tensioni hanno lasciato un forte nervosismo in entrambi. Pagellina del giorno. Sentimenti. 9. Attività. 10. Finanze. 8. Benessere. 10. Grazie per aver guardato i miei video. Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.